viaggio della squadra, anche i primi giorni qua, sono stati bene, partendo dal viaggio che abbiamo fatto quasi 30 ore e arrivare dall'Italia qua in Sudafrica, quindi è stato abbastanza lungo, però siamo arrivati ben motivati per fare una bella partita. Abbiamo fatto degli allenamenti molto interessanti, quindi siamo qua, siamo soddisfatti e siamo pronti per la partita. Ieri siamo stati al safari, che è stata veramente un'esperienza bellissima. È vero che siamo qua per vincere due partite, però anche è importante di guardare un po' di cultura, quindi il safari abbiamo guardato un po' di leoni, eccetera, eccetera, quindi siamo rimasti molto, molto soddisfatti, è stata una bellissima esperienza. Per il gruppo di stare 2 settimane assieme può essere un'occasione molto importante per spingere la nostra cultura, per stare assieme, magari quando siamo in 25 giocatori, in un paese un po' diverso dal nostro, ci può permettere di essere un po' più uniti. Quindi siamo qua, siamo stretti, siamo uniti, e questa è una cosa molto importante. Gli allenamenti, ne abbiamo fatto 3 allenamenti sul campo, oltre alla cosa che abbiamo fatto in palestra. I primi 2 giorni sono stati un po' meno intenso, oggi abbiamo lavorato un po' di più sulla nostra struttura, eccetera, eccetera. Ovviamente ci sono le difficoltà visto che siamo qua un po' più, la terra è un po' più alta, c'è un po' più difficoltà con l'aria, però stiamo lavorando così questo non può essere un negativo quando scendiamo in campo, però gli allenamenti, ovviamente con il clima qua non puoi perdere il possesso della palla perché la palla è sempre, non è bagnato, quindi sta andando bene. Sì, l'ultima partita con la Benetton è stata quella vittoria in casa contro i Kings, quindi è stato più di 1 mese, quindi non vedo l'ora di tornare in campo con i ragazzi. Fisicamente sto bene, ovviamente ho preso un paio di botte in questi mesi, però fisicamente e mentalmente sono a posto e ripeto, non vedo l'ora di tornare in campo. Nelle ultime 3 partite ovviamente i risultati non sono andati bene, quindi abbiamo 2 partite qua, ma affrontiamo quella sarà la prima, quindi contro i Cheetahs in una maniera molto positiva. Lo sappiamo che sarà una partita molto fisica, molto veloce, molto dura, però lo sappiamo anche che quanto importante sarà questa partita per portare il risultato in casa. Cheetahs ovviamente sono una squadra ben formata, hanno dei giocatori di qualità, specialmente di tre quarti, cercano di giocare in una maniera molto, molto veloce, i lali che sono velocissimi, quindi noi dobbiamo essere molto disciplinati nel nostro piano del gioco, anche ovviamente il loro capo allenatore, l'ex allenatore del Treviso, quindi c'è quella. Piccolo pezzo della storia anche là per la partita, però noi affrontiamo la partita come sarà un'altra, e speriamo che siamo stati ben preparati noi.